Perché siete davanti a Montecitorio oggi? Oggi siamo qui come comitato Vota sì per fermare il nucleare insieme al comitato per la 2 sì per l'acqua pubblica perché chiediamo, abbiamo mandato una lettera a firma dei due comitati al Presidente del Consiglio, al Ministro Maroni, perché chiediamo l'accorpamento delle elezioni amministrative con il referendum. I motivi adduciamo nella lettera sono due. Il primo è che in questo Paese si parla tanto di sovranità popolare e sarebbe davvero contraddittorio che uno degli strumenti più forti della sovranità popolare, che è il referendum, venga penalizzato appositamente, magari spostandolo all'ultima domenica utile di giugno. Accorpando il referendum con le amministrative si risparmiano almeno 400 milioni. Oggi a Annarella davanti a Montecitorio per chiedere l'accorpamento di referendum e amministrative. Tocca andare a votare il 29 maggio. Berlusconi si dovrebbe mettere una maschera di cera. Da quando che c'è stato qua, a parte che legge è comodo tuo, in galera non ci voglio andare. E io prima di morire te voglio vedere con le manette e braccia. Hai capito? Chiediamo che ci sia l'accorpamento dei referendum con uno dei turni delle amministrative. Ci rendiamo conto che il governo fa di tutto per allontanare gli elettori dal diritto di voto, però noi chiediamo esattamente il contrario, cioè che il governo faccia votare con uno dei turni delle amministrative anche per il referendum. Chiediamo che la data delle consultazioni referendarie siano lo stesso giorno in cui si fanno anche le amministrative. Questo comporterebbe non solamente rivendicare un diritto, ma comporterebbe anche un risparmio economico, che è importantissimo in questi anni di tagli. Contro la decisione del governo che pochi minuti fa ha deciso le elezioni amministrative per il 15 e 16 di maggio e il non accorpamento per i tre quesiti referendari. Quindi due motivi per cui noi siamo francamente estremamente arrabbiati. Il primo è il grande dispendio di risorse economiche, centinaia di milioni di euro che vengono dispersi per la volontà, o meglio la non volontà di accorpare questi due quesiti referendari. Il secondo motivo è la paura del governo che gli italiani nelle amministrative insieme ai referendum possano dare, come dire, una valanga di sì ai referendum e quindi mandare a casa questo governo. Noi però siamo convinti che ci sarà una grande mobilitazione. A Napoli c'è molto l'uso dei numeri, di giocare i numeri. Questo dà i numeri perché finalmente sembra che escono i numeri delle date. Ed è strano perché questo è un governo che dà i numeri. Ecco, rifacciamo il gioco delle parole. Perché io penso che questo governo in questi 2 anni e mezzo, 3 anni, ahimè, si è proprio caratterizzato di dare i numeri. Il governo ha fatto l'ennesima porcata, ha deciso, sprecando 350 milioni di euro dei cittadini italiani, di non fare l'election day, cioè di non fare nella stessa data le elezioni amministrative e quelle sul referendum. Sui 4 referendum, come la posizione di Rifondazione Comunista? No, la nostra posizione di Rifondazione Comunista e della Federazione della Sinistra è favorevole a tutti e 4, ovviamente. Acqua, nucleare, legittimo impedimento. Il punto vero è che il governo, sapendo che perderebbe nei referendum, cerca di sabotare la partecipazione popolare. Se il governo non accorperà, il referendum a giugno, voi ci credete? Noi ci crediamo comunque, perché noi crediamo nel referendum in quanto strumento democratico dato ai cittadini. Gli strumenti ci sono e vanno utilizzati, i cittadini devono utilizzare gli strumenti che ci sono stati concessi, che ci sono stati dati, e referendum, iniziative di legge popolare, quello che è, dobbiamo comunque utilizzarlo. Sì, noi ci crediamo comunque, porteremo a votare 60 milioni di persone. Il Partito Democratico chiederà l'abbindamento con le amministrative. Perché questi referendum potrebbero invece raggiungere il quorum? I temi sono molto. Mi hai fatto una domanda difficile. Io mi impegnerò a fondo nella campagna referendaria, sono referendum molto importanti. Simbolicamente c'è quello sul legittimo impedimento che riguarda sostanzialmente il Presidente del Consiglio e una specie di referendum su Berlusconi. E poi temi importanti come l'acqua e il nucleare. Il governo ha fatto sapere questa mattina che non ci sarà l'accorpamento tra referendum e amministrative. Voi cosa ne pensate come gruppo di responsabili? Ma
siamo d'accordo. Il vostro capogruppo ci ha dichiarato che sarebbe stato giusto un accorpamento invece proprio per risparmiare 300-350 milioni di euro. Adesso lei ci sta dicendo l'esatto contrario. Ma guardi, poiché lei mi fa l'intervista a due voci, cosa che non mi è mai successa, fa piacere che anche il Camera venga a fare l'intervista. Il 29 ci sono le amministrative, no? E il referendum dovrebbe essere appunto nello stesso periodo, quindi c'è la possibilità di accorparli e risparmiare circa 300 milioni di euro. Ma penso che se è così si farà, se si farà. C'è la possibilità di risparmiare, perché no?